E dunque andiamo in diretta a Mantova, alla Valle dei Fiori, insieme ai Barnes Valeriani e ai suoi ospiti. Buongiorno. Buongiorno Susanna, buona giornata da Mantova, dalla Valle dei Fiori. E quest'oggi sarà una puntata un po' particolare, anche perché il signor Ugo, come vedete, oggi non c'è, è impegnato nei lavori di preparazione. E quest'oggi è una puntata un po' speciale perché potremo anche magari intervenire con le persone che sono a casa, perché oggi vi daremo dei consigli utili sia per coltivare e anche per allestire la tavola per il veglione. Ma non voglio mettere troppa carne al fuoco, intanto salutiamo Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Ecco, Roberto sicuramente si ricorderanno in tanti perché l'anno scorso ci aveva fatto vedere, lui è quello che è l'esperto un po' della preparazione dei terreni e l'inverno è già arrivato, ce ne siamo accorti tutti anche Eh questa sì, mattina con questa bella nebbia che bel avvolge. freddo. Ecco, e quindi tra poco è ora di preparare il giardino, di preparare l'orto e il frutteto, I i nostri nostri terreni, terreni. Ecco, certo. come possiamo iniziare i lavori, Roberto? Allora, tempo, se le condizioni meteorologiche ce lo consentono, nel senso che non abbiamo la nostra terra troppo inzuppata di acqua che si può lavorare, possiamo iniziare a pulire i nostri terreni, togliendo tutte le nostre erbacce, togliendo l'erba e iniziando a smuovere il nostro terreno, prepararlo un po' vangato. Sempre, ripeto, se che non sia troppo inzuppato, il terreno deve essere abbastanza sciolto, perché altrimenti se è troppo bagnato i microrganismi che ci sono all'interno del terreno non lavorano, insomma, ecco. E possiamo iniziare con togliendo tutte le foglie, le nostre erbacce, con questi vari attrezzi o quello che uno ha in casa. Svanghiamo tutta la nostra terra dell'orto, la prepariamo per la semina. In più possiamo anche iniziare a preparare per la messa a dimora dei frutti. Se uno vuole fare un frutteto, vuole mettere qualche frutto, anche lì noi prepariamo una bella buca abbastanza profonda, col terreno ben smosso e ben concimato, in modo tale da poter poi si potrebbero anche iniziare già adesso a mettere i frutti, perché prima vanno giù, prima iniziano a lavorare. Sembra che tanti dicono: ma fa ancora freddo, aspettiamo che faccia il Infatti, perché caldo. appunto volevo chiederti, ma visto che i terreni adesso sono anche un po' insomma gelati a causa, no, delle basse Sì, temperature, si allora può già iniziare? i frutti possono andare a dimora anche in questo periodo, anche se è freddo. Sembra che non facciano niente, ma le radici che abbiamo sotto all'interno dei nostri vasi, mettendole a dimora nel terreno, loro incominciano a lavorare, anche se non hanno ancora le foglie, però le radici iniziano a lavorare e quando arriverà la primavera queste piante partiranno con una marcia in più, partiranno. Logicamente, con il nostro terreno ben smosso e ben concimato, aiutiamo a partire meglio le nostre piante. Adesso noi qua ne abbiamo qualche esemplare nel vaso, poi arriveranno anche a radice nuda che costeranno meno, e anche quelle serve un buon terreno ben smosso, ben lavorato per poter partire meglio. Chi invece ha già un frutteto piantato può andare alla base delle nostre piante, smuovere un po' il terreno che abbiamo alla base delle nostre piante, togliendo le erbacce, smuovendo quelle due o tre dita che c'è alla base delle nostre piante e iniziare a concimarle. Anche questo favorisce una migliore partenza quando arriverà la primavera, che partono le foglie, le piante partiranno decisamente prima e con una marcia in più rispetto a tante altre piante. Ecco, perfetto. Allora, visto che so che sono tanti coloro che ci stanno seguendo in questo istante che fanno sia l'orto che il giardino, una domanda che davvero sa un po' di saggezza popolare. Roberto, ma la luna influisce, diciamo, per i lavori, per la semina? Cioè, influisce questa. Allora, adesso la luna se ne tiene poco conto, però una volta veniva, si guardava, si stava molto attenti alla luna. Adesso i giovani d'oggi Non ci guardano, non sì. ci guardano, però influisce, è vero, influisce molto la luna sui nostri raccolti. Soprattutto influisce sulla semina. Noi dobbiamo sempre andare a seminare il nostro orto. Chi usa ancora le sementi, deve stare attento di seminare in luna vecchia, Luna calante, in quindi. luna calante, perché ha già fatto il pieno
ed è più, dà più energia. Se noi andiamo a seminare in luna nuova, in luna giovane, insomma, appena fatta, avremo una germinabilità molto inferiore del nostro seme e avremo piantine molto deboli, si allungheranno molto, in termini tecnici si chiama che filano, avremo uno stelo molto sottile e poco resistente. Invece se noi andiamo con internodi, poi nelle piante vedremo anche le piante che avranno internodi molto più distanziati, come internodi si intende da foglia a foglia delle nostre piantine, mentre se noi seminiamo in luna vecchia avremo un tronchetto molto più resistente, consistente e più basso, con internodi meno distanziati, più ravvicinati, quindi la pianta sta più dritta, è meno flessibile. Ecco, perfetto. È molto più resistente anche alle malattie, una piantina seminata in luna vecchia, in luna calante. Mentre se noi andiamo col trapianto delle piantine o col trapianto dei nostri fiori, delle viole o delle primule, quello non influisce perché mettiamo a dimora una piantina già nata, di conseguenza in questo caso la luna non influisce. Perfetto, allora, quindi vedete quanti bei consigli che vi stiamo dando, cose magari anche che non conoscevate, per esempio come questa, come l'influenza appunto della luna possa influire. Sì, no, è molto importante la luna, è molto importante, infatti nel vivaismo chi semina deve stare attento anche a queste cose, perché poi il risultato finale si vede. Perfetto, grazie Roberto, quindi seguite il consiglio di Roberto. Vi ricordo, se avete delle domande da porci, naturalmente noi siamo qua. Intanto Susanna, per questo primo collegamento è tutto, tra poco parleremo, se non sbaglio, di concimi e quindi vedremo anche come trattare il nostro terreno. Bene. E quindi a tra poco al secondo torniamo collegamento. Torniamo da voi tra poco, invece adesso parliamo di notizie, mi ha raggiunto in studio la collega. Grazie Emanuela Cattellani, invece noi torniamo a Mantova, vi stiamo dando tanti consigli su come curare il vostro verde, allora torniamo da Ibanez Valeriani e vedo in compagnia di un altro ospite. Sì, esatto Susanna, adesso siamo in compagnia di Lara e volevo ricordarvi innanzitutto che, visto che oggi non c'è il signor Ugo, faccio un po' io il signor Ugo, volevo ricordarvi che c'è il 50% di sconto su tutto il Natale, quindi luci, oggettistica, approfittatene perché adesso veramente ci sono dei prezzi stracciati. Inoltre se venite qui e acquistate una qualsiasi pianta avrete alla cassa un buono da 10 euro da spendere naturalmente all'interno qui della Valle dei Fiori ed è valido nei periodi delle mostre che verranno effettuate. La prima mostra che vi voglio segnalare è quella dal 6 di gennaio al 3 marzo, mostra mercato di piante grasse, e quindi ci saranno i corsi di cucina e di potatura quelli più avanti, però intanto si parte con le piante grasse, quindi dal 6 gennaio al 3 marzo, mi raccomando non mancate, tanto questi me li metti in scherzo. Allora, buongiorno Lara. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno. Allora, altri consigli utili che diamo ai nostri telespettatori. Abbiamo parlato prima un po' con Roberto per quanto riguarda come preparare il giardino. Come è meglio fare le preparazioni del terreno per la semina, oppure per il trapianto? E come fare con le piante che già sono esistenti? Allora, come ha detto appunto il mio collega, in questo periodo è importantissimo la procedura della vangatura. La vangatura appunto serve un attimino per smuovere il terreno che durante l'anno passato praticamente con le piogge e tutto il resto si è anche leggermente indurito. Se il terreno si indurisce ovviamente non riesco neanche ad andare ad apportare tutti quegli elementi nutritivi di cui la pianta poi avrebbe bisogno. Perciò importantissimo è rompere il terreno se le giornate appunto lo consentono, se il terreno non è appunto, come diceva il mio collega, troppo bagnato, usciamo con la vanga e iniziamo un attimino a smuoverlo. E insieme a questa operazione io suggerisco sempre di andare a riportare, di andare a restituire al terreno quello che ovviamente le colture precedenti, oppure anche se è un terreno nuovo, ovviamente hanno tolto, perché appunto noi ci ritroviamo a un punto di partenza, a un punto dove abbiamo un terreno povero di sostanze di cui le nostre piante hanno bisogno. Perciò un'operazione importantissima in questo periodo
che suggerisco sempre è dare quelle concimazioni organiche a lenta cessione. Una concimazione organica a lenta cessione può essere lo stallatico, l'etame maturo, della cornunghia, tutti concimi appunto naturali che ristrutturano, creano nuovamente la struttura del terreno, apportano macroelementi a lenta cessione, vale a dire azoto, fosforo e potassio, tre elementi fondamentali per aiutare quella che noi alla fine non guardiamo mai, non ci vediamo mai, ma che è la radice delle nostre piante, sia quelle che andremo a mettere a dimora, sia quelle che ci sono già presenti. Perché anche se la pianta è per noi è in fase dormiente, comunque qualche cosa deve sempre, riesce sempre a ricevere. Perciò è un'ottima partenza per quella che è sarà un'ottima partenza per quella che sarà la primavera. E poi ovviamente la nostra pianta sarà sempre una pianta più sana, più robusta rispetto a una pianta fatta crescere su un terreno dove sfruttato ormai da tempo, dove io non ho mai fatto nessuna correzione al terreno. Cosa importantissima dello stallatico oppure dell'etame maturo è quello che legandosi al terreno, oltre che appunto a restituire l'azoto, il fosforo, il potassio, lo rende anche più morbido, più umido, di conseguenza riusciamo anche a trattenere un attimino di più l'acqua, perciò dobbiamo anche con le bagnature, poi se ci ritroviamo di fronte a periodi di siccità siamo anche meno, insomma, andiamo anche meno al pronto soccorso, ecco, con le piante. Ecco, perfetto, ecco. È vero che lei peraltro, Lara, è il medico delle piante, eh? Noi qua è vero, già mi è sopraggiunto, è vero che tu ti occupi soprattutto anche di malattie soprattutto anche di infestanti, di insetti, perché com'è possibile per esempio debellare tutti gli infetti o le erbe infestanti, che ce ne sono tantissime, presenti negli spazi verdi appunto nel nostro orto oppure nei nostri giardini? Allora le infestanti possono essere eliminate manualmente tramite appunto queste attrezzature, però possiamo anche utilizzare il classico diserbo, prodotti chimici, lo possiamo già dare adesso. Ovviamente non vediamo il risultato che possiamo vedere se lo facciamo in primavera quando ci sono le temperature adatte, però il diserbo cosa fa? Togli l'erbaccia cattiva. Sì, toglie l'erbaccia cattiva, però in questo periodo non ci sono le temperature per vederlo funzionare subito, ma lui si attacca praticamente all'erba e quando ci sono le temperature fa la sua funzione. Non è che se lo do adesso non vedo più nessun risultato perché la pioggia non lo dilava. Comunque penetra lo stesso nelle foglie, nelle nostre infestanti. Perciò un modo per togliere appunto le infestanti potrebbe essere questo, potremmo usare il diserbo in questo periodo che è anche meno, rischiamo anche di fare meno danni perché magari nel periodo dove abbiamo i nostri fiori, dove abbiamo le nostre piante già pronte, magari ne va una goccia sulla foglia, andiamo a raggrinzire, ne va a rovinare, ecco. Per quanto riguarda invece tutto quello che c'è sotto, che sono quegli insetti che iniziano il loro lavoro praticamente sempre quando la temperatura del terreno sotto si riscalda, che si svegliano e vanno a mangiare praticamente le radici, si nutrono di tutte quelle che sono le parti sotto delle nostre piante, io consiglio o la calcio-cianabina almeno un mesetto prima nell'atto di preparazione del letto di semina, ma un sistema sempre naturale dei vecchi tempi però sempre funzionante, oppure ci sono sempre degli insetticidi che comunque sono prodotti registrati, sono prodotti che non lasciano residui in quello che noi andiamo poi a seminare o comunque a piantare, che eliminano tanti. No, mi sa che qui non ce l'abbiamo lasciato là nel nostro armadietto. Ma guarda un po', eh? Comunque eliminano formiche. Grillo talpa, tutto quello che c'è, esatto, che deve essere eliminato. Questo prodotto che tu hai fatto vedere questo? È un prodotto che io consiglio per chi ha il prato e chi lo vuole mantenere sano. Ragazzi, lo teniamo fermo, se no viene il mal di mare. Dice no, dimmi pure. Bene. Per chi è il prato e soprattutto quando inizia la tarda primavera, no, è sempre soggetto a chiazze gialle come ci sono disegnate qua
sulla scatola, di iniziare a distribuire questo sul terreno già adesso, perché praticamente sono dei funghi, sono antagonisti, cioè praticamente vanno a mangiare funghi cattivi. Cioè, se io do questo adesso, inizio praticamente a togliere quei funghi che si svilupperebbero nel nostro prato quando ci sono le temperature che permettono appunto lo sviluppo di queste malattie. Bene, grazie, torniamo da voi tra poco. Grazie, torniamo da voi tra poco con altri consigli. Grazie Lara, grazie Ibanez. Invece adesso parliamo di sport, Rucciolandini. E invece adesso noi torniamo a Mantova per darvi ancora consigli su come curare il vostro verde. Ibanez Valeriani in compagnia ancora di Laura. No, adesso ci siamo spostati, Susanna, ci siamo spostati in un altro settore della Valle dei Fiori. Beh, sicuramente abbiamo un volto notissimo, perché l'abbiamo già vista anche su un programma importante nazionale, ecco, e l'abbiamo vista appunto fare i centri tavola, perché lei è la maestra dei centri tavola, lei vi tira fuori dal nulla, vi tira fuori delle opere come queste. Intanto benvenuti Ilaria. Benvenuti, grazie. E grazie per essere qua con noi quest'oggi. Allora, come vedete Ilaria, adesso mi metto a favore qua di telecamera, queste sono praticamente le composizioni che Ilaria ha preparato, diciamo, da mettere sulla vostra tavola. Queste sono tutte fatte a mano? Sì, fatte tutte da me e altri due miei colleghi. Sono tutti materiali praticamente di questo periodo, pino, tutte cose che troviamo qua da noi o anche nei nostri giardini. Infatti noi qua troviamo anche dei rami, vedo delle pigne, vedo delle cose anche piuttosto semplici che però alla fine fanno un effetto. Ma i fiori sono veri o finti? Allora, questi sono fiori sintetici, tranne questi che sono praticamente tutti naturali. Poi, e questi sono diciamo centro tavolo, anche composizioni da poter mettere anche all'esterno per una lunga durata o anche all'interno, come... Sì, ecco, dipende se uno vuole, ma magari un prodotto che gli duri anche l'anno prossimo, oppure gli decide no, prendo questo con i fiori veri, poi dopo lo cambiamo. Invece qua troviamo sulla nostra destra, anche qui sono sempre dei centri tavola con altre lessini. Sì, qui abbiamo preparato il centro tavola per la nostra festa del Capodanno. Allora, praticamente quest'anno vanno molto i materiali naturali, come basi di sughero, cortecce di sughero, dove noi abbiamo composto la nostra composizione, sempre elementi naturali, pino, edera, le loro bacche, pigne, e queste sono rose cerate, sono rose vere cerate. E quindi non appassiscono? No, rimangono così, praticamente sono avvolte dalla cera. Hai capito, quindi, benissimo. È un po' nuova. E poi comunque altre composizioni, forme un po' strane e anche un po' diverse in occasione delle nostre festività. Beh, insomma, devo dire che c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Vediamo anche alcune orchidee che ci sono. Sì, orchidee che durano tantissimo. Queste qua sono cimbidium. Dopo ci sono vari colori. Infatti l'avevo sospettato che erano cimbidium, ma non lo volevo dire però. Poi abbiamo questa composizione qua molto particolare. Fatta con tutte le zucchette, una cosa un po' diversa dal centro. Siamo a Mantova, la zucca non può mancare. No, assolutamente. E poi non può mancare per la nostra festa dell'ultimo, e il vischio sulla tavola e all'entrata delle nostre case. Che porta fortuna, ecco. Facciamolo vedere, Ilaria, così questo è un vischio. Esposizione, poi vi dobbiamo salutare. Più cose Sì, Susanna, sì. Facciamo vedere appunto questo vischio. Va messo all'entrata della porta, oppure anche sulle nostre tavole abbiamo tutti i vari segni a posto per le nostre feste. Benissimo, allora, dicono dallo studio che dobbiamo ridare la linea, quindi io faccio un augurio veramente grossissimo. Ilaria, visto che ci sei tu, fai tu gli auguri da parte di tutto lo staff della Valle dei Fiori. Buon anno a tutti e... al prossimo anno siamo ancora qua, noi che vi aspettiamo. Bene, okay, grazie a Roberto. E un saluto a Ugo Orlandelli, ci vediamo il prossimo naturalmente. Anno. Esatto, ma naturalmente chi vuole venire a farvi visita lo può fare, immagino sarete aperti in questi giorni, Ilaria, siete aperti nel weekend. Sì, sempre aperti, a parte il primo dell'anno che ci ha chiuso.
Giusto, siamo sempre aperti. Bene, grazie, auguri, buon anno. Bene, grazie, grazie mille, auguri anche a Ugo Orlandelli. Adesso invece noi...